Allora, questo è lo smalto. Scusa, posso, no? Composizione non mi ricordo. Una polvere di miscela lo smalto con l'acqua. E questo tu lo fai solitamente? Sì. È un percorso che faccio sempre. Poi si mescola. Ora però dovrebbe fermarsi un po'. Mm-hmm. Bisogna farlo fermare. Si ferma perché altrimenti si viene male la smaltatura sul pezzo. Questo è il biscotto. Mm-hmm. Solitamente si spolvera, si passa con una spugnetta bagnata. Già ho fatto. Mm-hmm. Già ho fatto prima. Ah, lo prendi con questo arnese che si chiama? Pinza. Ci sono varie pinze. Questa, io ho questa piccola, poi ce ne sono più grandi, secondo i pezzi che uno ha. Anche a mano si può immergere. Immerge anche la pinza, così non c'è un problema dei talloni d'Achille. Sì, c'è il tallone d'Achille. I buchini. C'è. Beh, è abbastanza denso questo smalto, sì. Perché vedo, si vede la colatura. Deve essere un millimetro e mezzo di spessore. Non superiore a 12 mm, altrimenti poi viene male il pezzo durante la regolazione. Dopo qualche ora, questi segni che ha lasciato la pinza si tolgono. Questo qui dopo va tolto e col pennellino, con lo smalto, rimesso lo smalto sopra, perciò. Ah, quello. Sì. Tutto torna preciso. Adesso c'ha bisogno di... Tu l'hai toccato subito, vero che non... Ah, scusa, ma te ne sai più di me, ne sai. No, è che... Allora, questo l'ho toccato perché ancora è bagnato. Sentite con le mani? È bagnato. Quando è asciutto... Liscio. Sì, quando è essiccato... Sentite invece quando è asciutto che è fa? È polveroso. Diventa polveroso. Quando è asciuga? Dopo quanto? Il giorno dopo è pronto per decorare. Tutto il giorno dopo, tutto quindi giorno. Deve essere un lavoro a catena, nel senso che tu lavori un'oretta su un oggetto. È così, e poi su un altro, poi su un altro, poi su un altro, sì, perché tutto... Tutti li porti allo stesso livello. Sì, e poi comincio la decorazione. Non è semplice il lavoro così, eh? Sembra, quando uno compra un oggetto in ceramica, gli dici no, 20, 30 euro, dicono. Ma perché non sanno la lavorazione che c'è dietro.